Buongiorno amiche, buongiorno amici e tre. No, ho già registrato uno lungo, uno breve. Allora, quello lungo ve lo dispenso, l'ho già cancellato, è troppo lungo. Quello breve si è stoppato da sé, sto tanacco di tablet, ve lo ricomincio. Allora, perché vi voglio aiutare? Perché vi voglio bene? Che voglio bene all'umanità. Allora, siccome io ne ho provato un grande giovamento, siccome sono anni, anni che lo seguo, me ne sentite parlare di che cosa? Del mio piano alimentare, che non è una cosa per astronauti, che non è una cosa che non ha controindicazioni, che è indicato per tutti, che si abbiano patologie già manifeste, fastidietti o tremendoni. Allora, siccome un'amica che segue il canale ha parlato dell'esperienza della propria figlia, a parte che io sono un po' ironica, non prendo per il sedere nessuno, però quando affronto un argomento è perché magari nel privato l'ho già dovuto riaffrontare, no? Che con amiche, con amici, con persone vicine che mi vengono a dire: ma allora te come hai fatto a perdere peso? Che è la cosa che mi chiedono di più, guardate che quando sono arrivata qua ero bella cicciottella, Avevo la bellezza, allora mi sono pesata ieri, ho perso 1 chilo, diciamo, ogni una settimana, meno male, almeno quello. Faccio un conto, ora ve lo dico. È arrivata delle belle cifrette, allora aspettate. Eh sì, ero 16 rispetto adesso, perché poi l'anno scorso, 2 anni fa, quando è stato, avevo riperso abbastanza, e che poi succede che non esco, non cammino abbastanza, poi ci ridò con i dolci. Me li faccio, buoni, lo sapete. E che poi io sono una ghiotta. E che cosa mi fa porta a prendere peso velocemente? È lo zucchero sotto le varie forme. Ecco, io sono una ghiotta di marmellate, come i bimbi di una volta, perché i bimbi di adesso gli se ne frega assai delle marmellate, ma io proprio la marmellata, quel profumo meraviglioso. Poi rigo dritta, ogni tanto svicolo e so, adesso che ho smaltito tutto il glutine accumulato, guardate, infatti mi sgonfio facilmente. Però ti sei beccata quell'accidente una settimana fa, state bravi, guardate, non ci voglio pensare, quella giornata lunga. Mamma mia, però ce l'ho fatta, ho passato, c'ho ancora un po' di fastidietto alla pelle, al viso, mi fa male un po' da una parte la testa, perché l'infiammazione, questa qua, la cefalea di Horton, è una roba odiosa e che mi porta appresso. Mi è stata diagnosticata nel 95. Che anno quello lì? Però ormai so come gestirla, diciamo, ecco, riesco. Da quando poi seguo questo piano alimentare, la fase acuta rimane la fase acuta. E riesco a gestirla bene, a smaltirla bene. Parto dal digiuno, che io, essendo portatrice del morbo di Gilbert, non si dovrebbe digiunare, di quelle robe. Però ecco, sono riuscita a uscirne fuori con tranquillità, sopportando il dolore. Guardate, una roba, e ce l'ho fatta. Ho ancora questi fastidietti, sto rigando dritta. Troppo, mi faccio paura da sola e sto bene, diciamo, sto bene, sto bene. Oh, allora. Quindi, siccome questa amica del canale ha detto che la figlia non ha avuto giovamento da aver seguito per un anno intero questo piano alimentare, io non metto becco perché non è in casa mia, non ho seguito, io non discuto. Ma nemmeno il medico dice che ci mette nelle condizioni di essere responsabili, ci dà delle belle dritte e poi sta a noi. E il problema è che nessuno porta avanti quanto lui chiede. Non è che dice io dico questo, no, lui chiede che negli ospedali, nei centri per diabetici, al di là del diario, degli orari, dei picchi glicemici, delle varie, per chi assume l'insulina, il diario alimentare è importante, ma è importante sì, ed è stato importante anche per me per capire, io che ormai non lo scrivo più, però ho una bella memoria di quello che mangio durante la giornata e ho sgamato, che cosa può essere accaduto per avermi
fatto scatenare quell'infiammazione che poi è stata, prima è partita da una parte, si è diffusa in tutto il mio organismo e poi mi ha fatto scattare anche la cefalea di Horton, che è un'infiammazione delle arterie facciali e robe limitrofe. Quindi ho capito, meno male. Adesso dovrò testare un alimento in un momento diverso, a digiuno, come insegna il dottor Mozzi come si fa a capire da soli che cosa è no. Allora vi lascio delle dritte, perché anche il medico dice, io fin qua arrivo, anzi è stato pubblicato un libro, La nuova dieta dei gruppi sanguigni. E perché la nuova? Perché quella di prima non andava bene? No, perché è un medico che non smette di porsi domande, che non smette di fare ricerca. Come si fa a fare ricerca? Si fa. Di non smette di guardare le persone, di ascoltare le persone e di ragionare. Quindi vi lascio nel box informazioni i link, poi ve li rimetterò anche sotto ad un post, così avete più modi dove raggiungere i link. Quindi vi metto il link dove potete ascoltare settimanalmente più o meno ogni 15 giorni il dottor Mozzi, perché è sempre presente come ospite presso una televisione, anche collegamenti a distanza, dove si parla di attualità e di queste cose, quindi di alimentazione, perché telefonano le persone, manifestano i propri problemi e si sentono le risposte. Poi vi metto il link per andarvi a cercare quanto ha già radunato di quello che è presente in rete Roberto Andreoli, che io non conosco personalmente, ma è un bel punto di riferimento perché dalle varie trasmissioni di questi ultimi più di 10 anni, 12 anni, 15 anni, quant'è che il dottor Mozzi è ospite in varie televisioni nel nord Italia, tipo TV Color ad esempio, ha messo insieme i contenuti, quindi per ogni accidente troviamo spezzoni di vari interventi ed io sono passata da lì per capire bene questo mondo. Quando la mia nutrizionista, ormai dico la mia, ma è una persona che mi ha seguito a distanza, quando ne ho avuto bisogno, sua volontaria, sua insomma, e che poi mi ha instradato su questo nuovo percorso alimentare, che per me, sapete, me ne avete sentito parlare spesso, per me l'alimentazione è importante e ho letto di tutto e di più, guardate. E sono stata vegetariana per 3 anni, ho fatto tanti percorsi, ho sempre cercato di cucinare anche quando Matteo, perché non la voi guardate, ha avuto salone, una bimba a carico da sola, vari impegni lavorativi, ho dato la priorità a quello, alla nostra alimentazione. Mille fatiche, guardate. Mangiare correttamente non vuol dire spendere troppo o spendere tanto, anche lì nella scelta degli alimenti, ecco, la scelta la facciamo anche in virtù di quello che ci troviamo sul territorio e anche di quello che può permetterci il nostro budget. Si può mangiare in maniera sana anche con dei budget molto molto contenuti. Se poi non se ne hanno, non se ne hanno, quindi c'è poco da fare. Oh, io stamattina cosa ho mangiato? Ho mangiato fagioli bianchi di Spagna, non l'ho manco conditi. E poi mi ero già bevuta una tazza di tè verde poco infuso, perché la stessa bustina me la rigenero durante la giornata, cambiando le temperature dell'acqua e i tempi di infusione. Nell'arco della giornata aggiungo la menta piperita, perché adesso il mio vaso me la sta rimettendo, mi sarà bruciato tutto, guardate, è un disastro. Oh, quindi sto riutilizzando la menta piperita, anche lì le foglioline durante il giorno le rigenero, ma a volte anche il giorno dopo, perché mi metto la tazza o la teiera nel frigorifero, io tiro fuori, aggiungo l'acqua e sono sempre belle arzillette quelle foglioline di menta e con il tè verde. Oppure faccio acqua, limone e le foglioline di menta, lasciate in un'infusione fredda. Poi, se volete sapere cosa sono le infusioni fredde, in internet trovate tutte le dritte e scegliete quella migliore per voi, perché sappiamo che troviamo di tutto e di più, dobbiamo un po' usare il buon senso quando dobbiamo scegliere i contenuti che ci interessano.
Allora, vi lascio il link per andare ad ascoltare tutti gli interventi della dottoressa Coccia, che è una nutrizionista preparata, che anche lei propone questi piani alimentari per gruppi sanguigni, dove la suddivisione degli alimenti è data da quello in primis, e poi parla bene, in maniera chiara e semplice, delle associazioni alimentari, perché non basta acquistare gli alimenti per noi positivi o neutri, perché queste sono le suddivisioni per i vari piani alimentari, gruppo A, gruppo 0, AB, gruppo B, ecco, poi abbiamo queste altre suddivisioni, alimenti positivi, neutri e negativi. Il dottore dice, il dottor Mozzi, che ognuno deve essere responsabile di non fare le mention nell'arco della giornata di 1800 alimenti diversi, anche perché poi cosa ne sappiamo? Cioè, ci si scatena qualcosa, andiamo a pescare quale alimento o quale associazione, tutto quel remescion, quindi pochi alimenti diversi nell'arco della giornata e diversi di giorno in giorno. Oh, una minuscola. E anche lì, poi, più ascoltate cosa ripeteri tutte le sante volte al dottor Mozzi, soprattutto da tante persone che telefonano, dicono: ah, io seguo la dieta, però non ho riscontro, ma sarà che mangio il latte, prendo, nonostante, cioè io prendo le fette, e gli dice: ma santa pace, ma se non è contemplato vuol dire ma che no, che magari, ecco, proprio perché insisti col berti il tuo latte, mangiare le fette biscottate e poi il caffè a uno va bene, all'altro no. Ma poi ci sono anche alimenti, sia tra i positivi, bisogna sempre essere attenti alle reazioni del nostro corpo, che è veloce, è uno starnuto improvviso, una bolla sulla lingua, un'afta, una qualsiasi reazione già in bocca, vuol dire che quello che gli avete messo lì, e lei ve lo sta dicendo, guarda che qua qualcosa non quadra, le manifestazioni. Ecco, mi è piaciuto proprio perché ha affrontato la realtà, la quotidianità, questo medico. È un medico che a me ispira fiducia, vorrei che i soldi che danno al mio medico lo dessero a lui, perché io ascolto lui, non è che... E sono 6 anni, non è un giorno, sono 6 anni che io seguo questo piano alimentare, sto ancora perfezionando il tiro, sto capendo ancora di più quando posso svicolare, quanto ho svicolato troppo, quali sono gli alimenti che proprio, anche no, avete visto il pomodoro l'anno scorso, per carità di Dio, quest'anno abbiamo avuto invece l'incontro con un insieme di cose, beh, che da qualche giorno non stavo proprio benissimo. Come si scatenano le infiammazioni? Bene, allora adesso vi aggiungo i link per andare a consultare nella playlist di Roberto Andreoli, che non conosco, ma è una persona che ha fatto un lavorone immenso, ha messo insieme molti contenuti utili, quindi video mirati a tema sugli argomenti che ha trattato il dottor Mozzi in varie puntate, nei vari anni. Vi metto il link per seguirvi adesso il dottor Mozzi, dove parla settimanalmente più o meno, ospite anche a distanza, soprattutto a distanza di una tele libera, diciamo una televisione del nord Italia. Vi metto il link per andarvi a seguire, a consultare la playlist della dottoressa Coccia, Cristina Coccia, è una nutrizionista. Potete anche chiedere dei consulti privati, poi se andate sul sito della dottoressa, lì gli avete spiegato tutto, dove è lo studio, come potete rimanere in contatto a distanza. Non è la persona che ha seguito me personalmente quando ho cominciato questo percorso, la dottoressa Coccia la seguo da meno tempo, diciamo, da meno anni, perché la persona che mi ha seguita a distanza, la mia nutrizionista, non pubblica in rete, fa parte di altri progetti, sono dei volontari, sono delle persone squisite, vabbè. E lei mi ha beatamente, diciamo, invitata a seguire il dottor Mozzi, a prendere i libri, perché almeno i libri ce li abbiamo lì sotto al naso, apriamo, quindi ho intenzione anche di prendermi, di regalarmi il nuovo libro del dottor Mozzi, c'è anche Guarire si può, insomma tutte le pubblicazioni, anche del figlio. Vi ho messo qua le erbe e le spezie, perché tra
nelle liste degli alimenti positivi e negativi ci sono anche le erbe, ci sono anche quelle cose che uno direbbe, vabbè, ma quelle vanno ben per tutti. No, neanche quelle. Quindi io ad esempio non devo usare la cannella e ho scoperto come mai sentivo quelle reazioni in bocca che mi sembravano simpatiche. Poi magari non collegavo l'uso della cannella all'afta in bocca, ecco, che sono tutti, ecco, sono tutte manifestazioni di intolleranze, di reazioni del nostro sistema immunitario. Ci nutriamo bene, stiamo bene, non abbiamo nessuna manifestazione, neanche dalle nostre patologie esistenti. Ci nutriamo male, facciamo cosacce, ecco che le nostre patologie già manifeste si fanno sentire. Quindi non sto prendendo per i fondelli nessuno, sono un po' ironica, lo sapete, fa parte di me, ma molto rispetto, anzi la salute è una cosa importante. Chi ha seguito perfettamente questo piano alimentare e non ne ha trovato giovamento, mi dispiace, sarei curiosa di sapere come mangia attualmente, perché è, anche il dottore lo chiederebbe, no? Perché è così che si va avanti con i confronti, dicendo io ho fatto questo, questo e questo e non mi sono trovata bene. Ma bisogna essere anche onesti, e purtroppo in questo caso, non dico con la persona nello specifico, ma spesso non si è onesti con noi stessi quando non raggiungiamo certi risultati, o quando ne sento di mie amiche, quindi sì, io seguo, poi senti che mangiano questo, mangiano quell'altro, che di notte si alzano e ravanano e rimangiano altre cose, che d'abitudine non si tolgono dalla borsa, che ne so, le gomme, quelle solite gomme, che poi fanno uso di bevande e poi comunque utilizzano quel dato formaggio, anche se poi ti dicono, ma io come mai ho sempre la pancia gonfia, oppure mangio come mi avevi consigliato te, e poi vai a scoprire che formaggio, pane e che cos'altro, non lo so, dico così, e quindi dico vabbè, arrangiate, io poi mica, nessuno ci mette un braccialetto al polso, cioè ci viene lì a guardare nella borsa della spesa. Dobbiamo essere tutti responsabili, ecco, sappiamo, io guardate quanto ho scoperto in questi 6 anni, ecco perché già sono diffidente nei confronti di tante cose, di tanti diversi approcci, di tante linee guida, di tanti vigili attese e tutto il resto. Quindi vi auguro una buona giornata, ricordatevi che anche quello che sembra più innocuo può invece influire tantissimo, anche nella minima quantità, e può essere anche una spezia, ve lo dice una spezzina, quindi può essere qualsiasi erba, ha un suo effetto, quindi non tutto va bene per tutti, non tutti gli alimenti vanno bene per tutti. Quindi io che come gruppo B, ribadisco, avrei forse l'unico gruppo che ha o come neutro o come positivo, ora non lo ricordo, ma sicuramente tra i neutri, non tra i negativi, le arance io ce l'avrei, ma lo so da tempo, prima ancora di incontrare il dottor Mazzi, che le arance mi provocano dei problemi non da poco, ve lo dico, le ragadi e le emorroidi. Come si fa? Ho fatto come ha detto il dottor Mozzi, come quando si ha un sospetto riguardo un alimento, a stomaco vuoto, a digiuno, quindi la mattina, magari avendo fatto una cena più che parca e possibilmente gli alimenti più che tranquilli, magari solo vegetali sicuri. E se si fa mezza giornata di digiuno è anche meglio, quindi e nei giorni precedenti a questo test non si mangia il mondo. Quindi la mattina io a digiuno mi sono fatta la spremuta e ho aspettato, non ho mangiato nient'altro, a pranzo ho assunto neanche amidi, tra l'altro mi ricordo che avevo mangiato del pesce e non mi ricordo se della bieta, cose semplicissime, niente riso, niente di niente, e infatti tempo qualche ora io cosa ho manifestato? Determinati problemi intestinali, e quindi ho detto vedi un po', e ce l'avrei tra positivi. Quindi cosa vuol dire? Che quando si ha già un dubbio riguardo a un alimento, anche se fa parte di una data lista positiva, e lo dice lui il medico, bisogna imparare ad ascoltarsi, perché non siamo tutti uguali, abbiamo delle belle linee guida, sicuramente è difficile con un alimento negativo, già individuato come negativo per gli appartenenti a quel gruppo sanguigno, poi si possa manifestare stra positivo, è difficile, però ci possono essere degli alimenti
appartenenti alla categoria dei neutri per quel dato gruppo, che invece possono provocare dei problemi, oppure li provocano se abbinati a qualcos'altro, tra neutri o anche tra positivi. Quindi essere pazienti, precisi, tranquilli, curiosi e scrivere. Scrivere tutto, le dosi, gli orari, il diario alimentare, che è la prima raccomandazione del medico. Ripeto, è un medico, non ha costituito una setta, è ben lontano proprio questa realtà da esserlo. Non c'è un collegamento tra chi, ecco, ha fatto questa scelta, usa questo tipo di riferimento rispetto a un mangiate qualsiasi cosa a caso, mangiate di tutto, che ecco che bella raccomandazione. Ecco, quindi comprate quello che vi pare, mangiate come vi pare, è scientifico, scientificamente provato che fa bene a tutti. Quindi, singolarmente, se volete informarvi, vi lascio, ribadisco, i link per ascoltarvi il Mozzi adesso, dove in queste trasmissioni la prima parte è dedicata all'attualità, l'opinionista, se avete la tina cipollare e avete avuto il ballerino e tizi, cai e sempre un'opinione, ce la facciamo singolarmente un'opinione nella vita oppure no? Non è una brutta parola, però ecco, diciamo che parla di attualità, c'è uno scambio tra il giornalista, che è un buonaccione, mi piace, è simpaticissimo quel signore per me, e poi nella seconda parte della trasmissione arrivano le telefonate, le persone manifestano curiosità, dubbi, problemi e il medico risponde. Poi nella playlist di Roberto Andreoli trovate, ha fatto un lavorone questo signore che non conosco personalmente, ma ha radunato, estrapolando da varie trasmissioni dove era già stato ospite il dottor Mozzi, tutto quello che ha detto fino a quel momento, quando l'ha radunato, quanto ha detto riguardo ai vari problemi, diabete, non diabete, asma, bimbo, e quindi avete nella playlist dove sguazzare Roberto Andreoli. La dottoressa Coccia, che anche lì Roberto Andreoli ha radunato anche altri contenuti pubblicati dalla dottoressa Cristina Coccia, ma c'è anche il canale YouTube della dottoressa Cristina Coccia, dove vi metto il link delle ultimi argomenti trattati, vi metto giù un pippone di link, che guai. E poi avete anche il sito da consultare della dottoressa Coccia, potete chiedere delle consulenze. Guarda, non mi arriva niente, non c'è codice sconto, non so manco chi sono, perché non è la persona che mi ha seguito, però è una persona che seguo perché nella sua giovinezza, nel suo modo di esprimersi, mi piace molto, la trovo molto schietta, molto precisa e è chiara, e quindi è in grado di farsi capire da tutti. Vi auguro che nessuno si senta piccato, toccato, ustionato. Io posso essere simpatica, come no, non sono qua ad avere la pretesa di piacere a tutti, me ne guardo bene, ma io neanche mi faccio piacere chiunque, quindi non dobbiamo pensare che si può piacere a tutti. Infatti si è liberi di soffermarsi oppure no, ci mancherebbe. Non mi sentite manco dire iscrivetevi al canale, se vi pare lo fate, se no non lo fate, tanto non sto monetizzando. Se volete, se questo argomento vi interessa o pensate che possa interessare qualcun altro, condividete il video, tanto non monetizzo, quindi non mi fate dei favori e manco dei dispiaceri, insomma. Tanto vengo a chiacchierare indipendentemente dall'audience, perché mi diverto, perché mi fa piacere, perché ho delle persone care che stanno distanti e quindi coinvolgo qua vari contenuti, ecco. E c'è anche meno dispersione di energie e di tempo, quindi le persone che, alle quali voglio bene, che mi stimano, si soffermano, ascoltano, dicono la propria. Poi ci sono le persone sgarbate che le tacciamo e cancelliamo e ce le dimentichiamo, le frustrazioni sappiamo che sono delle cose brutte, che poi chi non mostra la propria faccia spesso, capite, i leoni da tastiera non mancano neanche da queste parti. Vi auguro una buona giornata, qua c'è un po' di foschia, faceva già un becco di caldo alle 6 quando siamo usciti la prima volta con Minù, la seconda che ve lo dico a fare, ora vado a sistemare.
Poi non lo so, se avete delle domande da fare qua sotto al riguardo, io vi ripeto, questo mio modo di mangiare, che poi mangio cose che mi piacciono, non ho scoperto niente di nuovo, guardate, non è che ho inserito degli alimenti nuovi che non conoscevo, che devo ordinare chissà dove. Adesso ho sgamato che c'è una qualità di quinoa, ad esempio, che io non tollero, cattiva come il veleno, per fortuna. Eravamo in quel posto a comprare con Camilla dove abbiamo trovato l'olio che uso. Io uso solo olio di lino, sì, di lino, olio di riso o di vinacciolo, e che non lo trovo da nessuna parte. Eravamo in questo nuovo negozio, centro commerciale, supermercato, dove l'abbiamo trovato finalmente. C'era la quinoa, abbiamo preso quella lì, manco regalata, molto più piccola. Io la quinoa la sciacquo. La lasciano al mollo come i legumi, anche dalle 12 alle 24 ore sciacquo, tanto l'acqua la riciclo, la do alle piante che sono contente, quindi non spreco niente. L'ho sentita che non quadrava, un gusto pessimo, acido, come di acerbo, piccolina, che ha cotto con difficoltà, mai più, mai poi. Ecco, io che tra l'altro l'avevo associata alle pesche, mi dico, mamma mia. E ci ho messo 5 giorni a smaltirla, perché era ancora presente nelle mie feci, ve lo dico così, come perché ovviamente quando uno non sta bene deve anche controllarsi le feci, se sta mai nella vita, e quindi santa pace. Quindi rifarò la prova con la quinoa, sicuramente ne mangerò di meno perché ne avevo mangiata tanta, ne avevo mangiata troppa, però ne mangerò, tornerò alle mie dosi normali, perché sono ghiotta, perché era buona, stava bene, sarebbe stata bene, ma era cattivissima la quinoa. Quindi io utilizzo le quinoe. Guardate, la compro la Hoppe, sia quella della Hoppe che quella dello Spirin Pirin, ecco, come qualità si equivalgono. Risparmio lo Spirin Pirin, dove spesso non la trovo, porca miseria, ma manco la Hoppe la trovo spesso, perché la quinoa me la tengo sempre in casa, la utilizzo sia per le colazioni che peraltro ci faccio le crocchette, la uso come altri userebbero il couscous, diciamo, ci mescolo le cicce, le verdure. E me la faccio brodinosa, tipo pastina, ecco, così brodo vegetale, ci sbatto quella già cotta, la cuocio a parte, la tengo nel frigorifero e la aggiungo agli alimenti e faccio le varie cose. Quindi tornerò solo a quelle qualità, quella la boccio, farò di nuovo una prova con la frutta. Ecco, che io anni e anni l'ho sempre associata, che lì me la sono testata, prima, perché non è che viene sempre raccomandata, e la tolleravo benissimo, e quindi ecco che cosa mi ha scatenato un po' il putiferio, ma non stavo già benissimo prima di mangiarla, devo dire che avevo già un dolore al ginocchio, quindi c'era già un po' di infiammazione. Vabbè, a me non costa fatica, vi devo dire la verità, proprio no, quindi non compro cose diverse, ne ho eliminate. Invece no, non ho integrato niente di nuovo, perché la mia alimentazione è sempre stata varia, varia, stagionale. Non compro le zucchine in inverno, non compro le melanzane in inverno, non compro i peperoni in inverno. Ecco, quindi compro ortaggi di stagione anche quando sono surgelati. Cosa ho limitato? Ho tolto delle cose, ho capito ad esempio che ho fatto il test, come dice di fare il dottor Mozzi, ho mangiato il pollo al mattino. Guardate, quando sono andata a Parigi la mattina presto, noi eravamo già a spasso con Camilla, c'era un profumo di pollo arrosto e mi piaceva. Ecco, adesso l'ho capito, cioè, mi aveva già dato avevo già associato certi fastidi al pollo, ad esempio, no? Ma batte la pesca, nel pollo lo danno ai bambini, il pollo lo danno ai malati, queste cose che vi dicono. E poi invece è così, ce l'ho tra le carni negative, ho fatto il test, il pollo mi gonfia la pancia, mi provoca coliche, coliche d'aria e coliche intestinali. Che me ne frega, non lo mangio, moro mica, se non lo mangio. Mangio il tacchino, mangio la carne rossa ogni 5 giorni, adesso ho capito, mi serve, no, no più dilatata, quindi di vitella. E pesce mangio solo nasello, merluzzo e il tonno, sardine e sgombri le prendo al naturale, spesso ci faccio colazione, apro, guardate quanto è lunga fare quella colazione, apro la lattina delle sardine al naturale, me le pappo senza niente e ci arrivo a pranzo.
lo sgombro idem, poi ci mangio anche le lischette che sono morbide e così integro anche il calcio naturale. Quindi quelli sono. E poi aspetta, come si chiamano? C'è un pesce che non mi ricordo più che se. Vabbè, quando viene in mente ve lo dico. E quello è, lo mangio crudo, scongelato, no fresco. Oppure cotto poco, veloce, 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 non lo cuocio mai tanto. Sapete che a volte ho le minestre vegetali, no? O i miei minestroni sulla stufa a legna d'inverno. Quando ho voglia di pesce cotto, cosa faccio? Lo sbollento lì dentro. Quando l'ho già spostato magari la pentola, che è ancora tutto molto caldo, lo tiro fuori, scusate, e lo mangio con quello che gli avevo destinato. Ah, guarda, il sapore nella minestra mi ci piace. C'è gente che sbatte i dadi di pesce, di carne da tutte le parti. Non uso dadi. Ecco fatto. Quindi è molto semplice. Sapete che io mi diverto in cucina, non mi sto a sbattere proprio. Stamattina i fagioli bianchi di Spagna, guardate, erano già nel barattolo di vetro perché l'avevo iniziati ieri. Due cucchiaiate e mi sazio. Sto bene, sono contenta. Devo proprio diradare ancora di più il mio glutine ghiotto quella volta che vado a Viterbo. Ecco, scelgo che cosa, non a caso, no, non così. Ecco, adesso quando torna il freddo, io ho un appuntamento mensile con una ghiottoneria a Viterbo. Semplice, poca, poca, poi poco, poco me lo gusto. Va bene? Non mangio gelati quasi mai. Camilla ogni tanto mi prende questi. Senza glutine, non sto manco a guardare gli ingredienti, guarda, perché c'è il biscottino intorno, se no ogni tanto io mi prendo dello yogurt, per fortuna io ce l'ho come positivo. Ah, che bello! Ad esempio, ho la feta come formaggio, come alimento positivo, io gruppo sanguigno B, ho la feta, non la posso mangiare. E questa è una cosa vorrei dire al dottor Motti, non la posso mangiare la feta. Prendo quella da banco, prendo quella confezionata, l'ho presa in tutti i modi, guardate. Mi provoca un bruciore alla gola, proprio raspa, come quando prendete freddo che viene mal di gola, uguale. Ma terribile, guardate. Mi brucia proprio, mi toglie anche proprio la parola, mi fa un male. Boia. Non la mangio. Mangerei tre positivi, ma non la mangio. Se mi fa star così. Ecco, ho provato, pipim, pipim, pera, e non la mangio. Ho altri formaggi che posso mangiare, non quotidianamente. Il giorno del formaggio io ho il formaggio, il mio magno. Però ecco, ho limitato le varietà, che mi stanno pure bene, il formaggio di capra, alleluia, che ne sono pure ghiotta. E quindi quel giorno ho la porzione bella abbondante, che la mangio con le verdurine giuste e sono felice. Quindi mangio tanto, mangio vario, non mangio la pasta, ma quel giorno che mi viene voglia di mangiare, di togliermi l'idea della pasta, mangio quella di piselli, mono legumi. Io non uso determinati abbinamenti, quindi il mais che viene spesso mescolato alla quinoa nelle paste per celiaci, ecco, non uso quello. Quindi pasta di piselli che è buonissima, poi ho imparato a cucinarla, non mi viene squacquerata, buona, con le verdurelle giuste. Oppure gli spaghettini di riso, gli spaghettini di soia, ma anche lì, quando se devo mangiare degli spaghettini di riso è perché ci devo fare una roba buffa insieme, altrimenti mangio direttamente il riso che mi costa di meno, eh. Ecco, ragiono anche in questo senso. Quindi mangio carne, pesce, no, adesso non vi distingo le qualità, però mangio carne bianca, carne rossa, pesci vari, anche pesce azzurro, soprattutto pesce azzurro, non le acciughe, ecco, quindi carne bianche, carni rosse, pesci, poco formaggio, quindi posso mangiare ricotta, la mozzarella, qualche formaggio, sì. Poi ci sono dei formaggi che ad esempio sono tacciati, tipo il gorgonzola, il dottor Mozzi dice di no e ha ragione, però io quel giorno, una volta al mese d'inverno me lo mangio, me lo mangio bene, che già il giorno prima mi preparo e per 3 giorni dopo sto bravissima, me lo mangio con le verdurelle giuste, ma me lo mangio perché so o vedo che non mi provoca niente. Vedete, quello subito lì per lì non mi provoca coliche, ma è vero che lo associo nel modo giusto. Io poi sapete che non mangio pane, neanche quello senza glutine, non me ne frega niente.
Quindi lo associo bene, non mi fa male, la feta la mangio da sola così mi provoca subito fastidio in bocca, quindi ci insegna a capire come testare gli alimenti che ci danno qualche dubbio, ci fanno nascere qualche gruppo, dubbio, ecco come testare le pietanze. Basta, quindi ripeto, carne bianca, carne rossa, vari tipi di pesce. Qualche latticino, ma anche lì seguendo certe regole. I legumi, i miei legumi sono i fagiolini, i piselli, fagioli cannellini, fagioli bianchi di Spagna, ma anche i fagioli corona io riesco a tollerare. Il borlotto se fresco oppure surgelato fresco, ma il borlotto in scatola mi dà fastidio. E basta. Poi la quinoa, adesso sapete che ci devo ristare appresso, ma come viene in mente più? Vari tipi, scusate, la polvere qua, vari tipi di legumi, i miei, la frutta, poca, quasi niente, non tutti i giorni, ma limoni tutti i giorni in casa mia se ne usano. Quando mi capita un buon pompelmo, anche il pompelmo, mangio le banane. Non tutti i giorni, anche d'estate la frutta non tutti i giorni, poca, perché ho visto che infatti mi provoca infiammazione la frutta, il fruttosio non mi fa bene, ma non ci soffro. E poi cos'altro mangio che manco mi viene in mente? Che mangi? Vabbè, il riso sì, il miglio sì, ma non tutti i giorni. Vediamo un po'. Cos'altro mangio? Uso la farina di riso, lo sapete, la fecola, le uova, ho le uova quasi tutti i giorni. Ma come fai mangiando così il mio colesterolo è nella norma. Tutti i miei valori, nonostante io sia portatrice di diverse patologie, sono tutti nella norma, nonostante io abbia il morbo di Gilbert che per anni mi ha fatto avere la bilirubina a 1000, e la bilirubina non è che non dà sintomi, che non dà problemi, l'orticaria, sono lì, sono un sacco di menate questo morbo di Gilbert, ebbene, io non ho più la bilirubina presente. Non vuol dire che io non che sia guarita, non manifesto i sintomi. Quindi è latente, se io vado a mangiare il cioccolato o il vino rosso, devo stare attenta, che mi piace da morire, mai di sera possibilmente. Adesso ho detto a Camilla, non portare prosecchi, non portare patatine, mamma deve stare, fa va bene, allora la facciamo detox, la nostra festa, che sarà Ferragosto. Quindi è inutile raccontarsele le cose. Bene, quindi mi colla il naso. Che altro mangio? Non mi viene da dirvi nient'altro, non mi viene in mente niente. Cacao, poca miele, sì, ogni tanto il miele lo consumo. La marmellata cerco di non averla a casa, ma sì, ogni tanto la mangio, ma dei frutti miei. E che altro? Non mi viene in mente niente. Ma le erbe aromatiche, le spezie, le erbe aromatiche sono tra quegli alimenti che dobbiamo tenere sotto controllo perché non vanno bene tutto, non fa bene tutto a tutti, quindi la cannella anche no, perché infatti avevo già questa cosa che la cannella mi ha sto pizzicore subito in bocca che mi si anestetizzava la bocca. Ecco, l'evito, uso altre cose, sono una fanatica dei semi di anice. Che quando preparo il gâteau de Savoie, com'è buono il profumo che lasciano. Quindi guardate, mandorle, mangio mandorle, noci, niente pinoli, qual è quell'altra frutta a guscio, niente noci, niente arachidi, solo noci e mandorle, guardate, quelle sì, non tutti i giorni, adesso che fa caldo non uso niente di quella roba lì, va bene? Quindi anche le spezie, occio, tutto influisce. Poi ci sono cose piccoline che possono provocare guai grossi, anche assurde. Quindi, ma cosa c'è? Ma è una fogliolina di quella roba là? A te non fa bene. Cerchiamo di capire, ci vuole del tempo, ci vuole del tempo e della pazienza, va bene? A presto, che nessuno si offenda, che nessuno si senta nominato, piccato, piripiolato, piripululato, va bene?
Io, se posso, vi aiuto così. Bacino, ciao. Ah, quello è il mio lavoro maglia. Vado avanti col cardigan. Che palle, però, che mi scorre niente. Mi nervosisco perché poi vorrei lavorare la sera, ma. C'è poco da fare, poi sono stanca, la sera ho sonno presto, io alle 9 sono cotta, proprio sono, magari seguo qualcosa, mi seguo un film che mi addormento 20 volte. Ciao, a presto, a presto!